Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata di questa carriera utilizzando il grande Cagliari. Come avete visto, se avete visto le ultime due puntate, non siamo andati proprio alla grande, però insomma, si può partire un po' male per poi riprendersi se le cose iniziano a girare un po' meglio, perché alcune prestazioni non sono state così terribili, semplicemente in difesa abbiamo lasciato un casino di buchi, abbiamo fatto tanti errori e cioè, ci sono costati molto caro, però con l'aggiunta di Upamecano, Tuanzebe, James, sono sicuro che comunque andando avanti la squadra diventerà nettamente meglio. Adesso la seconda partita ufficiale, no, la terza partita ufficiale di campionato dopo le due sconfitte contro Brescia per 3-0 e Inter per 2-0. Adesso in casa del Parma vediamo se riusciamo a tirare fuori i 3 punti. E intanto una bella occasione per il Parma e subito fanno l'1-0. Subito, subito. Purtroppo non so, la difesa in queste situazioni proprio non capisce una mazza, non capisce proprio niente, non copre e fanno disimpegni di spazzatura, però piano piano sicuramente mi tirerà. E attenzione di nuovo al Parma, mi sa che abbiamo detto Brescia. Una bella occasione anche adesso per il Parma. Per fortuna Gervinho non riesce a trovare l'angolo giusto per segnare, ma qua Simeone e butta la palla fuori. Clamoroso Simeone, veramente no, non è un giocatore all'altezza. Si vede in queste situazioni qua, non prende manco la porta. Intanto Zaniolo, calcio di rigore. Sì, per fortuna, cazzo, è calcio di rigore. Meno male perché questo qua è anche una bella espulsione per il signor Diakabi. Questo è un colpo grosso, potrebbe darci lo spunto giusto per andare a prenderci almeno un punto da questa partita. Simeone non è che mi convinca tantissimo, ma è il miglior rigorista comunque che abbiamo in squadra, ed è tutto dire visto che ha 71 di rigore. Però, bene o male, se lo angoliamo bene, dovremmo riuscire a buttarlo in porta. Ed è 1-1 il primo gol in Serie A del Cagliari in questa stagione. Non è esattamente un giocatore all'altezza, però finché segna questi gol così, cioè possiamo anche. Almeno quelli semplici come calcio di rigore bisogna segnarli, va bene così. Nainggolan intanto una bella parata e purtroppo Simeone non si butta sul pallone per cercare di buttare dentro il rimpallo. Un'altra bella occasione qua forse, Simeone. No, 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 è finita. È finita, 1-1 in casa del Parma. Purtroppo non è un bel risultato, però non ci possiamo lamentare troppo visto l'andamento anche della partita. Insomma, non è successo quasi niente, quindi squadre molto alla pari. Però bisogna per forza fare dei cambi tattici. E infatti inizieremo a, diciamo, basare questa squadra più che altro sul contropiede, perché alla fine siamo pericolosi solo in quelle circostanze. Quindi mettiamo il pressing sul tocco sbagliato. Larghezza la lasciamo un po' media, la profondità la lasciamo a 3. In attacco invece giochiamo un po' più larghi, così almeno sai abbiamo più spazio. Poi, cioè, costruiamo di più anche su, tra virgolette, le fasce. Poi mettiamo un attacco molto rapido, così siamo proprio basati per il contropiede. Adesso che abbiamo Greenwood che si inserisce molto meglio di João Pedro, possiamo dirgli anche di inserirsi alle spalle. Zaniolo vogliamo che, diciamo, faccia più che altro lavoro offensivo, che però insomma sta facendo un discreto lavoro anche lì. I centrocampisti devono contribuire anche in attacco e devono coprire le ali. Nandez copre al centro. E poi insomma, per i terzini è abbastanza fondamentale che non facciano troppi movimenti alla cazzo, insomma, che purtroppo sta succedendo spesso. Ed è ovvio perché uno è un 72, l'altro è un 73, quindi è normale che errori ci siano. Sono giocatori giovani, devono crescere. E gli daremo il tempo di crescere, insomma, non è che abbiamo altre possibilità. Intanto col Genoa, questa è una partita che sulla carta è assolutamente vincibilissima. E dobbiamo per forza vincere questa qua. Se non vinciamo questa, la classifica si mette già veramente troppo male. E probabilmente è finita persino per qualificarsi all'Europa League. Qua intanto Tonali, che probabilmente è il giocatore migliore che abbiamo acquistato finora, che trova Zaniolo. Ed è 1-0 contro il Genoa. Serena sarà felice. La mia ragazza tifa Sampdoria, quindi sarà felice almeno per questo. Per un bel gol pure. La Sampdoria fa schifo in realtà, ma almeno picchiamo il Genoa qua. Intanto James, un pessimo disimpegno. Occasione clamorosa per il Genoa. Spazzata. Attenzione ancora al Genoa. Per fortuna il tiro esce fuori. Non era molto insidioso, però poteva essere un problema. Date le condizioni giuste. Intanto di nuovo qua al Genoa.
una parata molto molto semplice per Cragno. Qua un bel contropiede per il signor Cagliari, per il signor Cagliari, sì certo. Zaniolo ed è 2-0. Doppietta Zaniolo. Si sta facendo vedere nella tre quarti avversario costantemente. E con la sua tecnica riesce sempre a trovare lo spazio giusto. Certo, non è questo giocatore, diciamo, incredibilmente veloce, quindi non è che può puntare lo spazio puntando sulla rapidità, ma con l'intelligenza, con la tecnica, finora sta facendo lui la differenza. Lui e Tonali sono i giocatori migliori. Attenzione qua, un brutto, bruttissimo disimpegno. E il Genoa rischia di rientrare in partita grazie a un errore del cazzo. Intanto però il Genoa, un'altra occasione qua con Ankersen. E trova il 2-1. E trova il 2-1. Siamo costretti a mettere Rogue per dare un po' più freschezza al centrocampo, che adesso stiamo venendo un po' massacrati. Però attenzione, ancora mancano 8 minuti prima del recupero. Birsa trova Simeone in area ed è una bella parata del portiere, però purtroppo Simeone proprio non l'ha angolata per niente. Tira al giro lui proprio zero, calcio d'angolo. Greenwood manca il pallone, Nandez trova Upamecano. Nuovo da Nandez. Da Birsa, che trova il tiro ed è 3-1. E dovrebbe essere la partita assolutamente chiusa adesso. Non ci dovrebbero essere dubbi. Non vedo come una squadra come il Genoa possa rientrare da uno 3-1 in casa del Cagliari. Qua all'89esimo Greenwood trova Simeone. Vediamo se riusciamo a fare il quarto gol. Un bel tunnel, Birsa. Era una bella occasione, ma Birsa non è riuscito a trovare la porta. Intanto Simeone la dà a Nainggolan. E sono 4. Sono 4 in gol anche da Nainggolan. Ottima prestazione del centrocampo. Sono stati 10 minuti buoni in cui il Genoa ci ha messo veramente sotto pressione, ma siamo riusciti con una bellissima prestazione del centrocampo a gestire tutto, a fare 4 gol. Mi sa che dal centrocampo sono 3 i gol. Zaniolo con 2, Nainggolan con 1 e poi sì, l'altro era Simeone. Quindi ottima prestazione del centrocampo ed è la prova comunque anche a livello di risultato che il centrocampo è di gran lunga il nostro punto di forza. Se noi riusciamo a costruire il futuro di questa squadra a partire da questo centrocampo, magari aggiungendone anche un paio che possono essere ottimi panchinari, o anche magari mettendo Nandez più dalla panchina, possiamo veramente arrivare in alto. La squadra c'è almeno su questo punto di vista. Bisogna solo aggiungere forse un altro attaccante e qualche difensore, diciamo, magari non lo so, un portiere più forte. Intanto siamo adesso a Napoli, in casa del Napoli. Vediamo se riusciamo a espugnare Air Napoli di Maradona, anche se Air è romano. Malquit fa un pessimo tiro. Pessimo tiro. Finché rimangono così i tiri possiamo giocarcela. Nainggolan si inserisce benissimo Simeone, però Nainggolan preferisce tirare, non è il suo forte il tiro a giro. Intanto Greenwood si inserisce molto bene. La dà a Nainggolan, purtroppo non ci arriva. Il Napoli però sotto pressione, attenzione. Attenzione che il Napoli sta soffrendo. Bellissimo pallone. No, che giocata. Non ci credo. Guarda, Zaniolo di testa, Otonale di testa, Nainggolan con un bel sombrero, Greenwood di testa. No, fenomenale. È un'azione fenomenale questa. Poco da dire. Se la squadra gira così veramente ci possono fermare pochi, Attenzione, Simeone si inserisce bene, usa la forza per scappare. E sono due, Simeone con un gran bel gol. Un'altra azione proprio da manuale. Incredibile come contro una squadra così forte. Anzi, anche con la Roma. Una squadra così forte siamo riusciti a fare nettamente meglio con le piccole. Finora abbiamo fatto più fatica col Brescia e col Parma, incredibile. E intanto Greenwood, e sono tre. Nel primo tempo 3-0 per il Cagliari. Greenwood, mi sembra che questo è il suo primo gol, tra l'altro. Vedrete che sicuramente farà tantissimi di più. Poco da fare, un giocatore fenomenale. Intanto Simeone, vediamo se riusciamo a fare anche il quarto. Tonali trova Greenwood in area. Una bella parata di Ospina. E attenzione al Napoli che però non mollano. È un pessimo disimpegno, ma Cragno ci mette la gamba e dice di no. Intanto Upamecano, un altro terribile disimpegno. Per fortuna tirano di prima al volo, tra l'altro esce un tiraccio di merda. Attenzione però a Melendo. Occasione qua per il Napoli.
taglia bene, il terzino fa a puttane. Una rovesciata proprio inutile come idea. E al 90esimo sul 3-0, sì, Napoli ha un'occasione, però dovrebbe essere assolutamente finita così. Dovrebbe essere finita così. 3-0 per il Cagliari in casa del Napoli. Questo è un risultato che può assolutamente lanciare la squadra verso il traguardo finale di una bella qualificazione in zona Europa. Adesso non vogliamo mica, insomma, prenderci troppo dall'entusiasmo, però devo dire che come partenza, insomma, siamo partiti male, ma adesso stiamo iniziando a macinare. Infatti siamo undicesimi in classifica con 11 punti, no, con sì, con mi sa 9 punti. Oh, no, cos'era? 7. Sì, quindi insomma la Juve in testa alla classifica con 16, Inter 15 a pari punti col Torino, che insomma non è così realistico. Il Napoli se ci avesse battuto sarebbe stato alla pari con la Juve. Quindi insomma abbiamo fatto un paio di belle partite qua. Ronaldo in testa, Alan sta facendo il suo. Niente ragazzi, grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.